Da Meteocroanum benvenuto a tutti. Giornata abbastanza soleggiata con qualche passaggio nuvoloso quella di oggi. Andiamo a vedere l'inquadro a carta della Lombardia con le nostre stazioni, rilevazioni della minima, 3,8 bollate, 3,9 cesate, 1,3 Ceriano Laghetto. Delle massime, 14,9 bollate, 15,2 cesate, 14,8 Ceriano Laghetto. Ecco l'immagine del satellite, vedete? L'Italia, tranne il centro-sud, l'Italia è abbastanza sgombra da nuvole, c'è qualche influsso di questa perturbazione che sta sfiorando le Alpi, che domani, col suo sfioramento delle Alpi, farà giungere aria dal nord e quindi, rimanendo sotto vento, con le Alpi, sbarramento e avremo del feu. Feu che dalla sera di domani al giorno di dopodomani sarà abbastanza intenso. Andiamo a vedere la distribuzione termica. Nella sera del 20 di febbraio e vediamo che le Alpi sono abbastanza fredde e soprattutto quelle di confine, là dove poi agisce di più un po' l'aria fredda, mentre tutto il resto d'Italia si è riscaldato. Diciamo che le temperature adesso stanno andando un po' fuori norma, soprattutto le temperature massime, e lo andranno per le nostre regioni anche nei prossimi giorni. Dal radar vediamo le precipitazioni in seno alla perturbazione che scorre, vedete, dalla Francia verso la Germania. Il nostro modello di riferimento, come vedete, il modello di reading, il modello che elabora tantissimi dati ogni giorno, ci presenta queste mappe. Abbiamo la domenica, vedete questo grosso centro di bassa pressione e l'alta pressione che ha già allungato il braccio sopra di noi. Da domani vedete che il centro della Scandinavia tende a scendere verso l'Italia, soprattutto poi investirà con precipitazioni il centro-sud della parte adriatica, mentre noi rimanendo sotto vento, ecco. Avremo del vento abbastanza forte per un paio di giorni. Dopodiché ci sarà una rimonta dell'alta pressione, poi probabilmente un'altra discesa fredda, vedremo che curvatura prenderà, se prenderà più una curvatura da precipitazioni o ancora da sbarramento alpino. Andiamo a vedere la carta al suolo prevista per domani. La perturbazione comincia già, vedete, a scendere sull'Adriatico e i venti entrano da nord. Ecco le previsioni, domani, lunedì 21 febbraio, cielo buono, tempo buono, la sera comincia il vento, 5 e 16 le temperature. Martedì ricontinuo per tutta la notte, fino al mattino ancora il vento abbastanza teso e la giornata si presenterà serena, 8 e 16 le temperature. Nella giornata invece di mercoledì ancora sempre cielo buono, secco, ma con il vento in cessazione, però le temperature, guardate, 6-17, temperature che si avvicinano quasi alla primavera e siamo soltanto al 21-22 di marzo. Bene, io per questa sera ho finito, vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro un sereno lunedì 21 di febbraio, ci risentiamo al bollettino di domani. Da Meteocroane, un arrivederci a tutti.